Mi chiamo Giorgia Diana, sono una docente dell'Istituto Oriana Mazzini di Milano. Penso che il cinema apra moltissimi sguardi, di opportunità di vedere culture e condizioni di vita che noi non abbiamo modo di conoscere altrimenti, e penso che i ragazzi debbano vedere oltre, perché c'è tanto da vedere e ci si rinchiude spesso invece nella propria minuscola quotidianità. Sono Giulia Coletta, della classe 4Q dell'Istituto Oriana Mazzini di Milano. Sono state storie molto interessanti e mi è piaciuto soprattutto quello sull'ultimo, sulla presenza degli alieni e sulla fede. Tornerei molto volentieri da sola o con gli amici a vedere i cortometraggi. Andrea Righi, docente di psicologia applicata e scienze umane all'Oriana Mazzini di Milano e psicoterapeuta. È importante che il cinema sia un luogo dove le altre culture vengano viste dal loro interno, no? L'occasione di questo festival, come di altri, che ci fanno vedere i paesi raccontati dai loro protagonisti. Non è l'italiano che racconta l'Egitto, il Marocco, ma è il Marocco e l'Egitto che raccontano i loro paesi e tutte le tematiche che vengono fuori, che naturalmente sono poi tematiche che, come abbiamo visto oggi, sono universali, non sono solo di quei paesi.